uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, ebrei e gentili, prestate attenzione all'annuncio che vi sto per recare, perché vi sto per annunciare la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che Dio è amore. Quale Dio? L'unico vero Dio, perché c'è un Dio solo. Molti parlano di tanti dei, ma c'è un Dio solo e il suo nome, la sua designazione per tutte le generazioni, è il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe ed anche ha questo nome, Yahweh. Ebbene, questo è l'Iddio di cui la Sacra Scrittura, che è la Bibbia, dice che è amore. Egli ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili, tutte le cose. Egli è il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi. Ebbene, questo grande Dio, la cui grandezza non si può investigare, la cui sapienza è infinita, ha manifestato il suo amore, il suo grande amore, perché il suo amore è un grande amore, ha manifestato il suo grande amore, dico, verso il mondo, dando il suo unigenito figliuolo, cioè il suo unico figliuolo. Cosa significa che lo ha dato? Cioè che lo ha mandato in questo mondo per morire per i nostri peccati, cioè per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante l'offerta del suo sacrificio. Ora, il fatto che Dio lo ha mandato significa che il suo figliolo era con lui prima che venisse in questo mondo, e difatti il figliolo di Dio esisteva da ogni eternità con il Dio e Padre suo. Ma quando giunse appunto la pienezza dei tempi, il tempo prestabilito da Dio, il Dio lo mandò in questo mondo. Aveva così prestabilito che il suo figliolo venisse offerto per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Perché? Perché questo? Perché tutto ciò richiese il sacrificio del figliolo di Dio? Perché per espiare i peccati, i nostri peccati, bisognava un uomo perfetto. Un uomo che non aveva conosciuto peccato sin dal suo concepimento. Quindi bisognava che un uomo senza peccato offrisse il suo sangue per i nostri peccati. Il suo sangue, sì, perché senza spargimento di sangue non v'è remissione. E dunque il Dio mandò il suo figliolo, lo fece nascere senza peccato, fece sì che egli fosse concepito dallo Spirito Santo nel seno di una giovane donna chiamata Maria. Questa donna vergine concepì il figliolo di Dio nel suo seno per virtù dello Spirito Santo. Questo avvenne prima che Maria si unisse in matrimonio con il suo promesso sposo, che era Giuseppe. Dunque questa vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e al tempo fissato diede alla luce il figliuolo dell'Altissimo, a cui fu posto nome Gesù. E Gesù, il figlio di Dio, oltre a nascere senza peccato, durante tutta la sua vita non conobbe peccato, non peccò mai. Egli visse una vita immacolata, una vita irreprensibile, tanto che poteva dire ai suoi nemici: chi di voi mi convince di peccato? Egli veramente era puro d'ogni colpa, santo, giusto, buono. Le sue vie erano vie sante, non commise alcun peccato, benché fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai, non si macchiò di nessun peccato. Egli insegnò molte cose, egli operò molte cose, operò molti segni, prodigi, opere potenti per la potenza dello Spirito Santo che era su di lui, ma appunto perché Dio aveva prestabilito che egli doveva morire per i nostri peccati, dopo circa 3 anni di ministero, tenendo presente che egli cominciò a insegnare all'età di circa 30 anni, quindi a 33 anni circa, egli, affinché il
piano di Dio si adempisse, fu arrestato e dato in mano dei capi sacerdoti, dei capi religiosi del tempo, i quali lo fecero comparire davanti al Sinedrio giudaico in Israele e lo condannarono come reo di morte perché lui aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. Dopodiché lo dettero in mano di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, il quale, dietro le insistenti grida del popolo, della folla che inveiva contro Gesù Cristo, sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso, e così avvenne. Dopo essere stato flagellato, Gesù fu crocifisso, fu messo in croce, fu crocifisso in mezzo a due malfattori, e là, dopo alcune ore di agonia, cioè sulla croce, dopo alcune ore di agonia, il Gesù Cristo, il Figlio di Dio, rese lo spirito. Dunque questa morte, la morte di Gesù Cristo, è la manifestazione del grande amore di Dio, del grande amore che Dio ha avuto verso il mondo intero. Considerate, ha offerto, non ha risparmiato il suo unigenito figliolo, ma l'ha dato per le nostre iniquità. Gesù, il giusto, si caricò di tutte le nostre iniquità sul suo corpo, là sulla croce. E tutto questo perché? Perché Dio è amore. Perché Dio è amore e nel suo grande amore ha provveduto un salvatore al mondo, o meglio, il salvatore nella persona di Gesù Cristo. Ma il suo sacrificio sulla croce, il suo sacrificio espiatorio sarebbe stato vano se Gesù sarebbe rimasto poi nella tomba, perché Gesù, dopo essere stato crocifisso, dopo essere morto, fu messo in una tomba, ma non rimase nella tomba, non rimase nella tomba perché il Dio il terzo giorno lo ha resuscitato dai morti, ha sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che il Figlio di Dio fosse ritenuto dalla morte, e dunque l'ha fatto tornare in vita, in quello stesso corpo che era stato trafitto per le nostre iniquità sulla croce. Ma questa volta quel corpo era un corpo glorioso, un corpo potente, un corpo incorruttibile, un corpo immortale, e difatti la morte non lo signoreggia più. E dunque, oltre alla morte di Gesù Cristo, c'è la sua resurrezione, e anche la sua resurrezione fa parte della manifestazione del grande amore di Dio verso tutto il mondo. Dunque, il Dio ha manifestato questo grande amore, ha dato il suo figliolo, vi ho detto in che maniera lo ha dato, e tutto ciò affinché chiunque crede in Gesù Cristo viva, cioè affinché chiunque crede in Gesù Cristo ottenga la remissione dei suoi peccati e sia quindi vivificato, riconciliato con Dio Padre. Questo dunque il Dio si è proposto, mandando il suo unigenito figliolo a morire sulla croce in questo mondo, e oltre a ottenere il perdono dei peccati mediante la fede nel figliolo di Dio, si ottiene la vita eterna. Infatti la Bibbia dice: affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Vedete dunque il sacrificio di Gesù che cosa provvede? Provvede la remissione dei peccati e provvede anche la vita eterna a colui che crede nel figliolo di Dio. Dunque, da un lato il perdono dei peccati. Quanto è prezioso il perdono dei peccati, questo lo può dare solo il Dio. Ascoltami, tu che stai all'ascolto, presta molta attenzione, c'è solo uno che può rimettere i tuoi peccati, tutti i tuoi peccati. E il suo nome è l'Iddio Onnipotente, Egli è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, non c'è nessun altro che lo può fare. Chi dice che lo può fare è un impostore, chi sulla terra dice che ha il potere di rimettere tutti i peccati agli uomini è un impostore, chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? Dunque, questa remissione dei peccati si può ottenere soltanto, esclusivamente, credendo nel figliolo di Dio, perché tutti i profeti attestano che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome.
Quando si ottiene la remissione dei peccati, la coscienza viene purgata, viene purificata, i peccati vengono allontanati, vengono tolti, in virtù del sangue di Gesù Cristo, quel sangue che Lui ha sparso sulla croce. E oltre alla remissione dei peccati, come ti stavo dicendo, si ottiene, sempre mediante la fede in Gesù Cristo, nel Figlio di Dio, la vita eterna. E dunque si ottiene la grazia di vivere con il Signore per l'eternità.